Tiger Power, i Coldplay sulla prima radio della capitale. Questa è Roma di Giorno, il programma che vi racconta la giornata della capitale, ma non solo. Siamo in collegamento con Umberto Pagoni, presidente della RASTU e mediatore di KO al terremoto. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Intanto grazie Marco per la disponibilità e l'aiuto che ci sta dando. Figurati, è sempre bello poter comunicare e far conoscere agli ascoltatori di Radio Roma queste iniziative. Questa si chiama Gli Angeli Non Tremano e ci sarà domenica 18 luglio ad Amatrice, ma io vorrei, c'è il patrocinio del CONI della Regione Lazio, quindi è un evento molto importante. Io vorrei che però fossi tu che sei tra gli organizzatori, insomma, a raccontarcelo. Sì, ok. Diciamo, causa Covid sarà un evento abbastanza purtroppo ristretto, però ricco di cose, perché partiamo dalla mattina con i bersaglieri di Monteleone Sabino, che praticamente intoneranno l'inno e il Piave, suoneranno il silenzio sotto la torre di Amatrice, diciamo l'unico simbolo che è rimasto intatto dopo quel bruttissimo 2016. Poi dopodiché ci saranno altri momenti commemorativi per tutte le vittime, ma soprattutto per questi bambini. Insomma, ti ho girato la locandina, non so se hai visto, diciamo diamo un pochino più di voce a questi genitori che hanno perso tutto, perché hanno perso i propri cari, i bambini, i figli. Purtroppo in questo gruppo c'è anche la figlia, e purtroppo non c'è più né il mio amico né la moglie, sono morti tutti e tre. E diciamo, vivendoli, essendo amici, non hanno avuto nessun tipo di aiuto e di riscontro, né prima né dopo. E facendo questi piccoli eventi, oltre a ricordare tutte le vittime, e non solo, come ripeto, ricordare questi bambini e questi genitori che hanno perso tutto, portiamo su un pochino di gente, gli diamo una giornata un pochino differente e diciamo così, passiamo il termine, diamo un sostegno un pochino concreto a queste famiglie. No, capito? Certo, è fondamentale comunque, perché è chiaro che va tenuta sempre alta l'attenzione. Anche perché insomma c'è tutto un percorso di ripartenza, di ricostruzione, che chiaramente è lento e complicato, e quindi questi sono occasioni, sono eventi che, diciamo così, fanno anche, no, tenere insieme le persone, perché poi anche nel pomeriggio ci saranno eventi sportivi, quindi ci saranno anche occasioni di aggregazione, anche di svago per quanto possibile, però comunque ci si ricorda sempre quanto accaduto e soprattutto quanto c'è ancora da fare. Bravissimo. Qua purtroppo diciamo che la Matrice, come altre zone terremotate, sono state dimenticate, perché la ricostruzione è pari a nulla, perciò diciamo, portando sulla gente, vedendo con i propri occhi, almeno teniamo un pochettino i riflettori accesi, noi che siamo anche piccolini, ma nel nostro piccolo c'è il passaparola. Certo. E sensibilizziamo proprio questi eventi, perché come hai detto tu, dopo ci saranno dei partite di calcetto non amatoriale, cioè sia amatoriale, perché ci sono i bambini, ci sono i bambini sia da Matrice che i bambini nostri che partono da Roma, per dare loro stessi un sostegno, perché partono i bambini da 7 anni fino ai ragazzi 19 anni. Diciamo, di solito io organizzo eventi abbastanza importanti, modestia a parte, perché sempre con l'aiuto dello sport, in questo caso della box, però diciamo non ho voluto fare questo evento, che si chiama KO al terremoto, quest'anno proprio per il Covid, no? Perché certo, non si sa, vedi qua, varianti 1, 2, 3. È chiaro. È sempre pericoloso, però è sempre bravissimo, importante. Senti, a questo proposito, per chi volesse partecipare, per chi volesse unirsi a voi, c'è bisogno di chiamare, prenotare, come funziona? No, assolutamente no. Noi abbiamo, guarda, l'unica cosa che posso fare, diciamo, a favore di chi viene su, che giustamente vorrà mangiare un'ottima matriciana, una gricia, insomma, posso aiutarli magari avendo delle persone che hanno i ristoranti, che ci farà, ci abbiamo un piccolo accordo, magari fanno un piccolo sconto, diciamo, okay, sul menù. Il resto li aspetto, vi aspetto tutti, aspetto pure te, insomma,
Va bene, va bene. Allora, rinnoviamo l'appuntamento domenica 18 luglio ad Amatrice. Io ti ringrazio. Grazie a Umberto Pagoni. No, grazie a te. Grazie a te. Grazie di cuore. Ci risentiamo presto. Dimmi. Sì, un grazie speciale va alla Sora Giovanna che ci ha messo in contatto. Certo, ci tenevo. Va bene. Grazie un Umberto. Un abbraccio. Buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, noi ci ritroviamo tra poco, ci collegheremo di fronte al Ministero della Salute. A tra poco.